Alberto Matano e la morte di Gina Lollobrigida, c'è un'intervista forte. Intervista forte rilasciata da Rigau, la rivelazione del conduttore alla vita in diretta. Anche nella puntata della vita in diretta andata in onda oggi, martedì 16 gennaio 2023. Il talk che si è svolto nella seconda parte della trasmissione è stato ovviamente dedicato per intero alla morte di Gina Lollobrigida. E nello spazio in questione Alberto Matano, nel momento in cui ha presentato gli ospiti, ha premesso. E, appena arrivata un'intervista rilasciata da Rigau, l'ex marito dell'attrice, NDR, e mi dicono che è davvero molto forte. Rigau, per chi non lo sa, è il protagonista del famoso matrimonio poi annullato dalla Sacra Rota, vicenda ampiamente nota e trattatissima dal gossip in passato. Questa vicenda ha già avuto una coda molto dolorosa anche post mortem, ora c'è Rigau che si riaffaccia e dice di essere il marito di Gina. Mentre prima abbiamo ascoltato Andrea Piazzolla, l'ex assistente di Gina, NDR, commosso, in lacrime. Sono state le parole di Matano, che ha quindi chiesto a Barbara Alberti, tra gli ospiti del tavolo, che cosa sta accadendo? La vita in diretta, Barbara Alberti azzarda. Ecco cosa sta accadendo dopo la morte di Gina. Sta succedendo quello che avviene con la morte del grande cervo, cioè tutti i pipistrelli arrivano lì attorno, ha dichiarato Barbara Alberti, come suddetto interpellata da Alberto Matano, ieri volato in ascolti, che ha poi continuato. Ci sono i buoni e ci sono i cattivi, ma sono comunque tutti attorno a questo genio. Voglio ricordare la luminosità di Gina, una diva internazionale. Grazie al suo successo è diventata famosa in tutto il mondo, dimostrando poi, proprio nel pieno della sua carriera, di avere tanti altri talenti. Era fotografa, pittrice e scultrice, ha asserito subito dopo Barbara, concludendo. Ha avuto il coraggio di lasciare tutto, Gina è stata un'eccellenza anche in questo. Umiltà felice quella di Gina Lollobrigida, parla l'ospite di Alberto Matano. Trovo atroce che Gina sia stata circondata da così tanti avvoltoi, tra i quali ci sono stati anche quelli buoni, degli angeli, ha detto subito dopo Barbara Alberti ai microfoni della vita in diretta, asserendo anche. La Lollobrigida aveva un'umiltà felice perché godeva del suo talento. Una volta l'ho vista cucire, era un artigiano felice. Era dotata di una grande semplicità, la sua umiltà era reale. A prendere la parola subito dopo è stato Salvo Sottile, che si è detto invece stupito per la sorta di gara che diverse persone che erano vicine all'attrice, ora stanno facendo per dimostrare chi le volesse più bene. Salvo si è inoltre complimentato con Alberto Matano per l'intervista fatta ad Andrea Piazzolla, intervenuto tramite telefonata in diretta.